Tutte le guerre si basano sull'inganno. Per anni l'ipocrisia dell'Occidente ha trasformato il mondo in un teatro di guerra. I corrotti parlano, mentre i nostri figli e fratelli versano il loro sangue. Ricordatevi, niente russo. Ma l'inganno è un'arma a doppio taglio. Le autorità russe affermano che l'attacco è stato orchestrato da un agente della CIA di nome Joseph Allen. Più grossa è la bugia, più la gente ci crederà. E quando un'intera nazione chiede vendetta, la bugia si estende come un incendio. Vedo i caccia sopra la I-95! Le fiamme aumentano, divorando qualsiasi cosa. Questo è un atto di guerra contro gli Stati Uniti. I nostri nemici credono di essere gli unici a dettare il corso della storia. Invece basta la volontà di un solo uomo. Ciao a tutti ragazzi, io sono Manuel, ma potete chiamarmi semplicemente Ala, ed eccoci qua con Modern Warfare 3 e sto registrando in live. Questa è la prima volta che inserisco il CD il DVD nella mia Xbox. E beh, ho scaricato un update all'inizio, ho scaricato l'Elite da questa funzione del menu qua. Probabilmente l'Elite è proprio è come se fosse un gioco a parte, quindi non potete eseguire contemporaneamente Elite e gioco, per cui ho preferito evitare di guardarlo, lo guarderò in un altro video eventualmente. E niente, avevo pensato, siccome l'ho preso, di farvi vedere la mia prima partita per sentire un po' le mie impressioni generali all'inizio, per vedere come si parte. Comunque per avere la possibilità anche voi di decidere se vale la pena di comprarlo o meno, almeno da una prima impressione. Ovvio, c'è già pieno di video in giro, però pensavo che magari una mia opinione potesse interessarvi. Partiamo dal presupposto che io non amo Modern Warfare 2, quindi potrei essere molto influenzato nelle mie opinioni. Perciò partiamo su Xbox Live. E wow, livello 1, burba, ecco già. Ah, però c'è un... Perché c'è il simbolino di Black Ops? Strano. Ok, dunque. Crea una classe, non è disponibile. Tipo NAT aperto, perfetto. Trova partita. Elenchi standard, elenchi avanzati, elenchi per giocatori esperti. Tattica squadre, moshpit veterano. Ah, veterano per giocatori esperti. Essenziale. Ok, andiamo sui elenchi standard. Deathmatch a squadre, uccisione confermata, mercenario, tutti contro tutti, dominio e le altre non sono disponibili. Perfetto, andiamo su deathmatch. Facile, così c'è pieno di gente. E bene, ora la sensazione è che sia... Ok, cinema sì. Baccara, downturn. Demolitore 01, spacca... Sfide? Che sfide sono? Ok, vabbè. Vediamo un po' che classi saranno disponibili fin dall'inizio. Dunque, questa mappa l'ho già vista. E era una delle meno brutte che ho visto, perché alcune non mi piacevano proprio. Allora, granatiere, ricognizione, copertura dall'alto. Allora, questo già escludiamolo. UMP, G36 con un mirino strano. Assalto, sono tutti assalto. Va bene. Allora, questo qua è UMP fuoco rapido, direi che è la classe sgrava. Allora, ricognitore, danni esplosivi colorano il bersaglio sulla minimappa. Estrazione rapida, silenzio di tomba, ti muovi silenziosamente. Ok. Sciacallo, risposta eccessiva, non mi piace. Mira stabile. Ok, andiamo su ricognizione. Ok, cioè, oddio, non c'ho la tattica. Allora, opzioni. Schema levetto. Mancino, no. Schema comandi, tattica. Ok, ora si ragiona. Oh, aia. Oddio, come si muove lento. Senza. Qua c'è qualcuno. Ok. È un po' strano, è come se si muovesse lento. Forse devo aumentarmi... Ah, devo aumentarmi la sensibilità, certo, ci credo che si muove lento. Allora, opzioni... era un po' bassina la sensibilità. Ok, così dovrebbe andare meglio. Io non mi ricordavo più che si potesse scegliere la sensibilità, ce l'ho fissa da un po' di tempo. Forse così è un po' troppo, però. Facciamo un po' meno. Tanto per andare sul sicuro. Là c'è una torretta. Bravo! Ok, bisogna prenderci la mano, ragazzi. Io
Purtroppo in MV2 non sono un fenomeno, come si nota dalle mie, dal mio modo di correre in giro a caso. Dai! Non è proprio un'arma adatta a queste cose. Non fa, dovrebbero essere là. Devo capire come arrivare dietro a qualcuno, perché qua se no non si ragiona. No, no, no. Questa roba cos'è? Ah, è quello che ti fa correre più veloce. Praticamente muori un tot di volte di fila e corri più veloce. Quanti colpi ci vogliono ammazzare qualcuno? Oh, cos'è questo? Ah, ok, 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 dai. Divertiamoci un po' con la pistolina. Qua, ma un radar, non ce l'abbiamo? Ok, vabbè, ricarico. Dunque, bisogna cominciare a impostare la cosa in modo furbo, tipo... Madonna, che rinculo ha quest'arma. Voglio fare qualcosa perché... No. Ok. Più 20 assist. Ah, tra l'altro, io dovrei avere... Oh, promozione. Dovrei avere... Una... Su inflessibile c'è la possibilità di... Okay. Cominciano ad esserci i fessi col cecchino. E per fessi col cecchino intendo... Dai! Oddio, che cosa strana. Ci mette tanto a decidere di ricaricare da solo. Io pensavo ricaricasse da solo a fine... Dai, dammi un'arma. Non ha niente questo. Ok, ok, allora. Tanto tiriamo il... Questo direi che è tipo approvvigionamenti. Ok. Io, quando da laggiù mi arriverà la bolgia. Ci tiro una stordentina a caso. No, il Barrett non lo prendo. Vabbè. Questo perché non ho armi. Missile Predator. E la giusta non è mia. Wow, killcam. Un bel hardscope come killcam. Tanto per concludere in bellezza. Hop. Un'ora e mezza per mirare, ragazzi. Scusate, ma io e il cecchino non siamo grandi amici. 7-4. Wow. Tanta roba. Tanto sono morto 4 volte di fila. No, io odio avere le morti più a destra degli assist. Ma non ho cambiato... Dai, ma almeno i titoli potevano cambiarli. Sono identici. Ok, ragazzi, questa era la prima partita. Scusate se non è stata molto emozionante, ma ero concentrato a cercare di capire come fosse. E quello che vi posso dire è che il feeling mi piace già un po' di più di Modern Warfare 2, in cui tutto esplode. Cioè... Per ora non sono mai morto per un'esplosione, la cosa mi piace, la cosa mi piace. Quindi direi che con questo è tutto per il primo rapidissimo video e passeremo al prossimo, ci sentiamo, ciao ciao!